Tarvelli, consigliere del Centauro Club Forno, oggi qui a Belmonte per ricordare i 20 anni della posa del monumento e per un moto incontro da passare in allegria. Sì, 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 siamo qui oggi, buongiorno a tutto prima di tutto, e siamo qui oggi a fare questo moto incontro, sono a festeggiare i 20 anni della posa del monumento, come hai già accennato te. Siamo partiti 20 anni fa posando il monumento con altri due motoclub che nel tempo non hanno più fatto l'affiliazione, quindi loro si sono tolti, siamo rimasti noi. Ogni anno più o meno in questo periodo facciamo questo evento, un evento che anche con il tempo, che ieri non era bellissimo, in questi giorni non era bellissimo, oggi grazie al fatto che è un po' più bello il tempo, ci sono arrivate parecchie moto, siamo contenti di questo. Andremo avanti sempre ogni anno a fare questa festa, prossimo anno si vedranno bene le date, quale mettere, come metterle, perché siamo solo agli inizi e siamo contenti di tutti i partecipanti che anche con il freddo, perché stamattina comunque fa parecchio freddo, sono venuti e ci tengono a venire a farci un saluto e a trovarci. Alle 11:30 ci sarà la messa dove si ricorderà tutti, ahimè, i periti in incidenti stradali del motoclub e non. Si è allestita sempre qui a Belmonte, anche carino per chi vorrebbe venire a vedere, una nuova teca con i caschi delle persone che sono mancate purtroppo, e hanno allestito questa nuova sala, una sala parecchio bella, illuminata, e ringraziamo anche sempre molto il Santuario di Belmonte che comunque ci ospita, e il Comune di Valperga e tutti quelli che ci danno, l'FMI e la Federazione, che ci danno il consenso di poter fare questa manifestazione. È una manifestazione messa a calendario, quindi ufficiale FMI, e siamo qui ben contenti di andare avanti e continuare a fare questo evento. Un evento che, come dico, non pensavamo oggi un po' per il tempo così, però anche oggi i veri motociclisti si sono fatti avanti e sono qui a partecipare. Tanti i nomi che vedo alle tue spalle che sono state colonne portanti di questo motoclub, da Lunardon a Claudio Truffa e tantissimi altri, quindi è una bella dimostrazione che da 20 anni mantiene vivo il ricordo di queste persone. Sì, sicuramente, ahimè è brutto vederli là, però sono persone che hanno fatto molto per il motoclub, persone come Claudio che hanno vinto parecchi campionati con la nomina del Centauro, quindi logico che si ringraziano sempre quelle persone lì, ma si ringraziano anche quelli che sono ancora qui, che si danno da fare per poter fare la manifestazione. Quello indubbiamente fa piacere a tutti quanti. Si ringrazia anche Tarizzo, anche lui purtroppo lì, e insomma siamo qui, non so più cosa dire, perché ringrazio solamente, perché comunque è un bel evento che va avanti da anni e cerchiamo di portarlo avanti.